Buongiorno amiche amici rossoneri, bentrovati sul canale YouTube ACM Style e non dimenticatevi mai anche il canale YouTube Milan Futuro, iscrizioni, attivazione campanellina, tanti pollicioni e tanti commenti. Allora, vi preavviso che oggi pomeriggio uscirà un video che non è esattamente un dissing, perché il dissing non mi piace, però non ci piacciono nemmeno le cose non esatte, no? Dico non ci perché in questo video sarà coinvolto anche il nostro match analyst, l'amico, mio amico Jacopo, che ha lavorato per anni comunque sui campi con squadre svizzere, con squadre dell'est Europa, eccetera, eccetera, che con il quale abbiamo avuto modo di analizzare un video fatto da un collega youtuber che si chiama Pitbull, che conoscete anche tanti di voi, che poi qualcuno poi in seguito ha riportato come anche come comunque ecco dove sta il problema del Milan, ecco perché Moncada ha fallito, ecco perché il Milan non va bene. In realtà io ho annusato che qualcosa non mi convinceva e ho chiesto a Jacopo di visionare comunque anche lui il video e poi farmi una sua disamina, no? Ma in maniera molto tranquilla, molto pacata e molto educata, ma ci mancherebbe altro, perché abbiamo un punto di vista abbastanza diverso da quello che è il punto di vista di Pitbull, ma sono punti di vista, no? Però Jacopo mi ha detto che farà un video dove andrà comunque a giustificare quelli che sono i nostri dubbi sui quali ci siamo messi d'accordo. Poi vi metterò poi anche sotto a GL5 il link di Jacopo se volete seguirlo sul suo canale YouTube. Non è da molto che c'è, però sta crescendo abbastanza bene anche lui. Bene, questo è un preavviso, quindi mi raccomando, il video di oggi pomeriggio, non dimenticatevelo, non è un dissing, è un punto di vista diverso che giustifica le posizioni che secondo me non sono corrette, quelle che vengono prese da altri, quindi in maniera sempre educata e civile. Detto ciò ragazzi, subito, allora diciamo che quella del Milan non sarà stata comunque una rivoluzione come quella che la Juventus ha attuato in maniera totale, ma di certo i rossoneri hanno cambiato abbastanza nel corso del mercato, diversi acquisti di spessore per cambiare il volto alla rosa, qualche acquisto di spessore. Fonseca, sì Fonseca, scusatemi, Fofana è un buon giocatore, Pavlovic è una bellissima sorpresa, Morata ancora dobbiamo capirlo ragazzi, Emerson Royal non lo giudico, gli do tempo ancora e poi vedremo quello che verrà fuori. Diciamo che questo è stato necessario per avviare il ciclo di Fonseca, che aveva necessità di inserire giocatori a lui congeniali. Un ciclo che, come ben visto fino a qui, non è partito proprio con i migliori presupposti. Un avvio di campionato subito sottotono, che non si vedeva da tanti anni al Milan. Vi ho già ricordato in un altro video che un Milan con una partenza così non si vedeva forse dal 1938-39, per dirla tutta. Però quello che ci ha ingannato un po' è l'avvio del precampionato con partite giocate discretamente bene e praticamente non abbiamo persa nemmeno una, quindi ci siamo illusi e abbiamo detto cacchio, quest'anno forse veramente abbiamo inquadrato il verso giusto, abbiamo preso, no? Ovviamente c'è ancora tantissimo tempo per mettersi in carreggiata, per recuperare il terreno, ma il Milan deve farlo subito e alla svelta. Si ricomincia subito con l'incontro di sabato in campionato contro il Venezia a San Siro. I tre punti ovviamente sono l'unica soluzione, non ce ne sono altri ragazzi, questo è fuori discussione, anche perché la vittoria in campionato manca ancora, siamo lì in fondo alla classifica e bisogna recuperare assolutamente punti in classifica e soprattutto bisogna recuperare autostima, che sta mancando tanto, prima di altri impegni che sono decisamente più importanti come la gara in Europa contro il Liverpool e poi il derby di Milano contro l'Inter. Il trittico potrebbe già influire sul futuro di Fonseca in caso di risultati che non siano all'altezza delle aspettative. Io ovviamente sono diffidente sul fatto che possa influire, perché questa proprietà è di definirla orgogliosa, è un termine troppo positivo, la definirei comunque piena di sé, per certi versi anche arrogante, e non ammetterebbero mai di aver commesso un errore in maniera così facile. Non l'hanno messo con Pioli,
se non alla fine, e ci siamo trascinati con lui per tanto tempo, questo è palese. Quindi a Milano si lavora in maniera molto intensa per invertire comunque la tendenza, pur comunque con una rosa ridotta, per gli impegni delle varie nazionali. Non si può sbagliare al ritorno in campo, serve una squadra più compatta, più determinata, si attende anche il contributo dei nuovi arrivi sul mercato, anche se il Milan alla fine non è riuscito a centrare tutti gli obiettivi che erano stati prefissati. Manca ancora qualcosa, forse riusciremo a rimediare nel mercato di gennaio. E quanto a questo, comunque, ci saranno degli addii che sono assolutamente inevitabili, purtroppo. Non soltanto Bennacer è uno dei candidati a partire, probabilmente anche già a gennaio, ma c'è anche quello, purtroppo, di Luka Jovic. Il Milan voleva puntare sull'attaccante dopo la scorsa stagione mediamente positiva, perché ha fatto 9 reti in 30 presenze, spesso anche da subentrato, infatti la sua media gol rispetto ai minuti giocati era molto alta, ma le cose poi sono cambiate in maniera abbastanza direi veloce. Non si tratta dell'attaccante forse ideale per il gioco di Fonseca, per alternarlo a Morata, infatti è stato preso Abraham a fine mercato proprio per questo motivo, e Jovic è rimasto anche fuori dalla lista Champions. Questi sono comunque segnali inequivocabili per il giocatore, che da titolare poi contro il Torino non è riuscito a far cambiare comunque idea a Fonseca. Dunque a gennaio la partenza appare praticamente inevitabile, si cercherà qualche squadra magari interessata in Serie A, più probabile che il giocatore abbia mercato all'estero. Ecco, questo è un esempio di assoluta cattiva gestione di un giocatore che tra l'altro a fine mercato era stato, negli ultimi giorni era stato anche messo sul mercato, dove lo rinnovi, gli dai fiducia, gli dai la numero 9. Ragazzi, la numero 9 non è un numero dell'8, la numero 9 è una maglia importantissima, e l'hai data con così tanta leggerezza a un giocatore di cui non avevi sicurezza. A me questo fa veramente arrabbiare. Questa è l'ennesima prova, se ce ne fosse necessario, di una dirigenza che molto spesso va in confusione, che non sa quello che fa, che abbozza, ipotizza, prova a fare qualcosa anche se non è la mossa corretta. Questo fa veramente arrabbiare. Quindi cattiva gestione di Jovic, cattiva gestione di Bennacer anche per lui. Non riusciamo, come abbiamo già detto in diversi video, a fare né mercato in ingresso né mercato in uscita. Questa è la cosa che mi fa più rabbrividire e mi fa anche arrabbiare. Fatemi sapere cosa ne pensate, noi come sempre ci sentiamo più tardi, sempre comunque ovunque Forza Milan, un abbraccio grande e adieu!